Allora, io vorrei introdurre brevemente, per non essere logorroica più che altro, perché capisco Disprezzo che io. da... No, 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 scherzo. guardissimo, perché capisco pure che comunque è tardi. Allora, diciamo che ogni essere vivente ha degli angeli accanto a sé. Qualcuno sostiene che ne abbiamo addirittura due. Allora, gli angeli ci vengono affidati, gli angeli custodi, dalla nascita. Dalla nascita perché? Perché hanno lo scopo di proteggerci. Noi abbiamo quest'idea, gli angeli lo associamo subito alla protezione. L'angelo custode mi protegge. In realtà, sia gli angeli che gli arcangeli hanno ben altri compiti, che in teoria dovrebbero aiutarci nel nostro percorso di vita a far evolvere la nostra anima. Non solo hanno lo scopo di proteggerci, ma hanno anche lo scopo di aiutarci ad evolvere a livello animico. Questo però purtroppo noi non sempre lo comprendiamo. Perché? Perché abbiamo delle radici teologiche particolari. Quindi ci viene insegnato che l'angelo e l'arcangelo ci viene affidato perché ci protegge. Stop. Allora, al di là degli angeli custodi, chi abbiamo nel nostro campo aurico? Andiamo un po', ci allontaniamo un pochino, perché loro sono i primi protettori, i primi che ci proteggono nella nostra vita. Abbiamo le guide spirituali. Ok? Le guide spirituali le scegliamo. Allora, che cosa significa la parola angelo? La parola angelo significa messaggero di Dio, quindi è un tramite tra il creatore e noi. Ci porta dei messaggi, no? Dal creatore a noi e da noi al creatore. Allora, qual è la differenza però tra gli angeli e, come ho citato prima, le guide spirituali, no? Perché si fa un po' di confusione. Allora, gli angeli e gli arcangeli, così come le entità, le guide spirituali, i maestri ascesi, sono entità di luce, sono entità di pura luce. Allora, le guide spirituali hanno avuto una vita terrena. L'angelo, gli arcangeli invece no. Questa è la differenza proprio netta. Gli angeli non hanno mai avuto una vita terrena, invece le guide spirituali sì. Io ho sentito anche confondere i trapassati, quindi i nostri carissimi defunti, che tra l'altro sono anche presenti qui, assieme alle vostre guide, assieme ai vostri angeli custodi e assieme ai vostri arcangeli. C'è una folla di gente. I trapassati non... Tu li Dimmi. vedi? Che Sì, se lo dico perché lo vedo. bello. Allora, da non confondere, il trapassato ha una vibrazione e ha avuto una vita terrena, ha avuto un ego, ha avuto un'evoluzione in questa dimensione. Gli angeli e gli arcangeli no. Quindi non sono angeli custodi, hanno un'altra funzione. Hanno un'altra nomina che poi noi decidiamo o per nostro conto o per conto di qualcuno che questa entità, che può essere la nostra mamma, che può essere il nostro papà, che può essere un nostro caro amico, che può essere un nostro caro animale, perché no? Perché io vedo anche gli animali, vedo i bambini che non sono mai nati. Possiamo chiedere a queste entità che hanno avuto un ruolo importante e particolare nella nostra vita di proteggerci. In quel caso hanno la funzione dell'angelo custode, chiamiamolo così, ma in realtà non è un angelo custode, perché l'angelo custode è un'altra cosa. Però comunque
su nostra richiesta, sì, può venirci in aiuto, ci possono proteggere. Ok? Quindi dividiamo queste cose. Io vedo gli angeli, ma chi vedi? Gli angeli o i trapassati? Sono due cose diverse, ok? Detto questo, chiarito questo, una cosa molto bella che mi piace degli angeli e degli arcangeli è che li troviamo in tutte le religioni. Non sono razzisti, non conoscono razzismo. Non è che se sei monoteista allora io ti preferisco, se sei politeista allora io ti escludo. Li troviamo nell'islamismo, nel cristianesimo, nel cattolicesimo, lo troviamo nelle religioni monoteiste, vabbè, il cristianesimo è una religione monoteista, lo troviamo nell'induismo. Allora, gli angeli sono ovunque, sono citati in tutti i testi sacri. Che poi nella nostra Bibbia ne siano citati 3, ne siano citati 4, ne siano citati 7, nell'Islam 3, 4, 5, a noi poco interessa. Fatto sta che comunque tutti quanti citano la presenza e l'esistenza comunque nei piani sottili degli angeli. Allora, un'altra domanda che mi viene fatta molto spesso è: come mai questi angeli hanno questa, sono raffigurati nei nostri dipinti con le aureole? Benissimo. Allora, in uno dei messaggi mi hanno detto: guarda che c'è stato un pittore molto particolare che aveva un'immaginazione molto notevole, che ha confuso praticamente il campo aurico dell'angelo, dell'arcangelo anche, con l'aureola. Questo perché, allora, il campo aurico degli angeli non solo è vastissimo, è molto intenso, ma soprattutto 9 volte su 10 ha una luce dorata, ha il colore dell'oro, prima di tutto perché è pura luce. Secondo, perché le entità più evolute a livello vibrazionale, come gli angeli, i maestri ascesi e le guide spirituali, hanno proprio quel colore. Spesso gli angeli custodi addirittura sono stati visti con l'aura bianca. Ok? Di solito gli angeli custodi io li vedo con un campo elettromagnetico bianco.